Bentornati, oggi facciamo un piatto leggero ma molto buono. Prendiamo una padella con uno spicchio di aglio e olio extravergine. Infariniamo bocconcini di petto di pollo. Se preferite potete metterci un po' di cipolla al posto dell'aglio. Rosoliamo bene da tutte le parti. Intanto ho bollito del riso basmati, l'ho scolato e sciacquato. Metto il sale, il succo di un limone, copro e faccio cuocere 10 minuti a fuoco basso. Se occorre aggiungiamo un goccino d'acqua. Prendo una carotina, con un pelapatate tolgo la buccia e poi la taglio, sempre col pelapatate, a striscioline sottili. Mettiamo un pizzichino di sale e dell'olio extravergine. Il pollo è pronto, tolgo l'aglio. Dispongo il riso a ciambella sul piatto col buco in mezzo e ci verso i pezzetti di pollo. Metto un po' di prezzemolino sul pollo. E le carotine tutto intorno. Un filino d'olio a crudo e voilà, il piatto è pronto.